Ciao a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video, terzo episodio della carriera allenatore con il Perugia. Oggi faremo principalmente calciomercato e vedremo soltanto le sintesi, quindi soltanto i gol di queste amichevoli, più che altro di queste partite del torneo estivo, insomma. Quindi adesso andiamo a goderci gli highlights di questa partita e poi ci concentriamo sul mercato. Oggi, come vedete, non c'è la facecam perché per due motivi. Uno, perché sto registrando di venerdì sera, questo video deve andare su domenica mattina, quindi devo essere molto rapido per montare e non ho tanto tempo. E poi perché comunque tanto per un video principalmente basato sul calciomercato la facecam non solo non serve ma è quasi di intralcio. Quindi per questo video si fa senza facecam, poi dal prossimo video tornerà come sempre. Emanuello, Falco, pallone per Bianco, sale Bianco. Supera la metà campo, fa un movimento Song, pallone per lui, Song a tu per tu col portiere! Segna sempre Song! Ado de Nag 0, Perugia 1 al 63esimo, ha segnato ancora Song. Falco nello spazio per Emanuello. Emanuello per Bianco. Per Emanuello dentro. Per Song il palo. Il palo di Song al 72esimo. Finisce qui. Ado de Nag 0, Perugia 1. Ottimi tre punti messi in cascina in vista dell'ultima partita del girone. Ottimo risultato questo. Dunque, cominciamo con un po' di mercato. Dunque, prima cosa che voglio dirvi è che avevo lanciato il sondaggio sul il cambio di proprietà. Ho deciso che non lo sbloccherò per ora. Per ora significa per questa stagione, perché è vero che abbiamo 2 milioni e quindi non faremo un gran mercato. Questo video ovviamente sarà anche un po' povero perché bisognerà farsi venire tante idee, ma non credo che potremmo fare molto con 2 milioni, quindi cercheremo di fare il possibile. Non aumenterò il budget per questa stagione, anche perché uno di voi nei commenti giustamente mi ha scritto in maniera molto intelligente: magari il cambio di proprietà sbloccalo se sali in Serie A. Ha molto senso, perché a parte ricordiamoci, come ho detto anche nello scorso video, che comunque il cambio di proprietà è in percentuale, quindi aumenta di un tot per cento il budget iniziale. Quindi se il budget iniziale è 5 milioni, anche se lo aumentassimo del 100% significherebbe aumentarlo di altri 5 milioni, quindi significherebbe raddoppiarlo e andare a 10. 10 milioni non è che è un budget chissà quanto alto. Ripeto, io non credo che con il cambio di proprietà si vada a superare i 20 milioni di budget, però mi rendo conto anche che in Serie B è un po' surreale. Quindi io penso che farò esattamente così, ci giochiamo la prima stagione così, in maniera realistica, nel senso con il budget che abbiamo, con quello che abbiamo. Se riusciamo a salire in Serie A, sblocchiamo il cambio di proprietà e ci facciamo una squadra degna per fare una degna Serie A. Però questo è un problema che ci porremo poi nella seconda stagione. Per ora si gioca così, puntando sui giovani, cercando di fare mercato con quello che si ha, se ce la facciamo prendendo gente a poco o niente, rivendendola un po' di più. Insomma, vediamo un attimino che cosa si può fare, ovviamente puntando molto sui giovani. A proposito di giovani e mercato, volevo anche avvisarvi che in settimana uscirà un nuovo video che sto già preparando in questi giorni, dedicato ai giovani fenomeni su FIFA 18. Riprenderò in mano questa serie che avevo già portato su FIFA 16, ho portato un paio di episodi su FIFA 16 e è andata molto bene. Una serie in cui andiamo alla scoperta dei giovani talenti per la carriera di FIFA 18, quindi giovani poco costosi che diventano molto molto forti. Il primo episodio è già praticamente quasi pronto, uscirà fra qualche giorno e poi se andrà bene, se la cosa vi piacerà, ne porteremo altri. Ma adesso, fatta questa piccola marchettina, andiamo a comprare un po' di gente. Dunque, innanzitutto vi ringrazio perché nei commenti mi avete indicato giustamente che per fare i movimenti di mercato devo mandare i giocatori nell'hub del mercato e poi da lì posso fare tutto, cosa che ancora non sapevo. Grazie che me l'avete detto. Io prima di registrare mi sono segnato un po' di nomi e l'ho messi qui appunto nell'hub del mercato in modo da non perdere tempo. E adesso andiamo a cercare di portare qualcuno di questi giocatori a Perugia. Dunque, alcuni poi vedo qui che si sono appena trasferiti, tipo questo Zaccaria si è appena trasferito, quindi non si può provare a prendere. Secondo me non riusciamo a prendere quasi nessuno di questi, però ci proviamo. Io inizierei con, ecco, Latte. Uno che proverei subito è Latte, per esempio. Contatta per acquistare Latte. Vediamo un attimo come funzionano le nostre trattative. Offerta per cartellino. Boh, non so, quanto vale Latte? Boh, quanto gli diamo? Un milione? Ma pure tanto un milione. Gli diamo 5, 600, 700 mila euro per Latte. Avanza offerta. Vogliamo acquistare Latte per 700 mila euro. Affare fatto? Mi dispiace, ma il minimo che siamo disposti ad accettare per Latte è 730. Beh, trattabilissimo Latte. Accetta. O forse dai, controfferta, tiriamo un pochino. Facciamo 720, che qua, visto che abbiamo poco, è tutto buono.
Vediamo un po'. Veniamoci incontro. Sono disposti a offrire 720.000 in cambio di latte latte. Affare fatto? Accettiamo questa offerta. Mi fa piacere, abbiamo trovato un compromesso che mette d'accordo tutti. Latte latte attende su notizie per discutere il contratto. A presto. Mazza, non è stato neanche difficilissimo. Forse abbiamo offerto tanto, ma non credo però, perché in realtà abbiamo offerto subito una cifra molto vicina a quella che è in realtà il valore del giocatore. Per cui adesso come si fa a discutere il gioco? Ah, trattativa, giocatore tratta. Vabbè, col giocatore c'è anche poco da trattare, però. Nel senso che io l'avrei anche delegato tranquillamente, però vediamo un attimino come sono anche le trattative con i giocatori. Ecco qua il nostro Serse Cosmi, che pare più Arrigo Sacchi in realtà. Ah, eccolo qua, c'è proprio lui con l'agente. Credo che un punto di partenza si discute del. Vabbè, il ruolo del giocatore nel club è una. Ma per me è importante lui comunque se arriva. Assolutamente. È importante. Vorrei offrire il centro, fa parte del gruppo di titolari ogni settimana e avere a disposizione parecchio minutaggio, sì, esattamente quello che ho in mente. Magnifico. Era ciò che volevamo, mi ha insistito con il contatto. Ok, perfetto, lui è contento, vabbè, ci mancherebbe pure. Durata contratto 2 anni. Troviamo un accordo sulla durata del contratto. Il mio assistito vorrebbe firmare per 2 anni, ma io vorrei fare anche di più, sinceramente. Io vorrei fare 4, che dite? Vediamo un po' se lui va bene. Mio assistito non è soddisfatto. 2 anni. 3. Siamo disposti a finire con l'accordo da 3 anni. È contento di durare il contratto? 3 anni è l'ideale per lui. Perfetto. La clausola rescissoria. Ma una bella clausola rescissoria. Non so, non so però se è il caso di metterla. No. Ignoriamo la clausola rescissoria per ora. Parliamo di soldi. No, non lo so. Quanto vuole lui? Non ne ho idea. Quanto si offre un gioco del genere? Aiuto. Boh, 22, che ne so. Non ne ho proprio idea, eh. Cioè, non ne ho proprio idea. Anche perché non so se lo stipendio è settimanale o mensile o annuale. Sicuramente è settimanale se è così alto. 40, facciamo 12, ma non lo so, ovviamente non lo so. Proviamo così, vediamo che dice. Non ne ho veramente idea. Ah, equa per lui. Vabbè, a posto, io ho buttato una cifra a caso. Meno male che non ho offerto di più, pensate che danno facevo. Ok, quindi la teatro è preso, mi pare di capire. Poi, mi interessava anche molto questo Vincent Til, olandese che gioca nel Metz. 17 anni, lui è un COC attaccante, insomma, seconda punta barra trequartista. Però prima di vedere anche lui, vediamo se c'è qualcun altro che si può tentare subito. E poi c'è anche questo Van Eusden, che non so chi sia manco lui. Qui devo chiedere info a Menzo, visto che è dell'Inter. Nagatomo, ecco, un bel Nagatomo in prestito. Delega per il prestito, qui facciamo fare. Il club non è interessato, c'è già in prestito, ok. Puoi tentare di acquistare a titolo definitivo, no. Proviamo anche con Marchegiani. Proviamo a delegare per Marchegiani, però. Ma sì, dai, deleghiamo. Ancora. Non so, offerta di partenza. Boh. 250.000 euro, che ne so, 340. No. Vabbè, se devo fare così me la vado a trattare io, no. Sti cavoli, aspetto. Andiamo noi. Allora. Decidiamo il tipo di accordo che vogliamo raggiungere. Offerta per il cartellino. Ma potrei anche fare lo scambio qui, però, eh. Magari uno scambio con Rosati. Pure con questo qua alla fine, eh. Questa gente comunque vale mica poco. Uno scambio con questo Timothy Nocchi. Possiamo prendere in considerazione lo scambio con Marchegiani, ma ci serve un giocatore nel seguente ruolo, ala sinistra. Vediamo. Oddio, però alla fine noi le ali non le usiamo. Questo buon aiuto potremmo darglielo. Magari questo Terrani, forse è meglio. Proviamo, dai. Purtroppo Terrani non ci interessa. Possiamo lasciarlo partire perché. Possiamo lasciare partire Marchegiani. Vabbè, ok. Proviamo a dargli quell'altro. Offri altro giocatore. Vi do buon aiuto a sto punto. Che ne dici di buon aiuto? Buon aiuto non ci interessa. Vabbè, niente. Allora, offerta. Offerta per il cartellino. Vi do, come dicevo, 240.000. Avanza. Secondo me ci ridono in faccia, però proviamo. No, l'impressione è che siamo troppo. Ah, calmo, calmo. No, vabbè, manca a fa così, dai. Che fai? Darsi e te ne vai. Madonna che ignoranza, oh. Dimmi quanto vuoi almeno. Vabbè, però
Proviamoci con questo Till, vediamo un attimino se va meglio. Allora, per Till, che è un COC, possiamo sempre tentare prima lo scambio. Tentiamo lo scambio magari con un giocatore di quel tipo, tipo un Bandinelli potremmo dargli. Possiamo prendere in considerazione, ma ci serve un giocatore nel seguente ruolo, alla sinistra, pure a loro. Proviamoci sempre col il povero buon aiuto. Solo dietro l'aggiunta di un conguaglio, ci siamo quasi, eh? Conguaglio io gli darei dunque, buon aiuto più 535, no, mi pare un po' troppo. Facciamo 335 più buon aiuto, insomma, è tanta roba, eh. Vediamo. Ascolti, la sua offerta a te è troppo bassa, non saremo disposti ad accettarla a 340. Vogliamo includere anche una clausola per la rivendita dell'1% del prezzo. Perfetto. Perfetto, accetta. 3,40 più la rivendita dell'1% va benissimo, ragazzi. Alla fine è come se lo pagassimo 740, che è un ottimo prezzo. Questo è un COC veramente bravino. Questo Till è molto promettente, quindi accetto assolutamente. Dai, dai, va bene. Va benissimo. A questo punto andiamo a trattare col giocatore. Buonasera, buonasera, buonasera. Allora, loro chiedono addirittura il turnover. Ah no, quello è il ruolo squadra attuale, non è quello che chiedono, quindi ok. Vabbè. Come controfferta? Non ho fatto neanche la mia offerta, qual è la loro offerta? Ah no, no, va bene, va bene, va bene. Va bene qualunque cosa abbiate proposto. Sì, non è già richiesto, secondo me alla fine giocherà pure il titolare questo, però. Allora, credo sia il momento di... Lui chiede 3 anni, va benissimo anche 3 anni. Poi, tanto c'ha 17 anni questo. Non interessa che venga aggiunta una clausola di rescissione al suo contratto. Immagino che sia d'accordo. Per ora sono d'accordo. Anche se però. No, per ora sono d'accordo, dai. 2500 a settimana, sì, quindi è settimanale lo stipendio. Vorremmo inserire un bonus di 31,5. Allora, io qui tratterei un pochino. Farei 2000 a settimana. E ti lascerei 30.000 di ingaggio, dai, così. Avanza. Vediamo. Il mio assistito vuole iniziare la sua squadra. Chiede uno stipendio di 2002. Vogliamo che venga inserito. Ok. 36.000 dopo 15 presenze. Modifichiamo anche il bonus, però. Facciamo che lo mettiamo a 25 presenze. E diventa un 33 e mezzo. Va bene? Il mio assistito sarebbe disposto a ridurre le sue pretese economiche a 2,3. Vogliamo che venga inserito un bonus di ingaggio 8,5, 24.000 dopo 10 presenze. Allora, va bene tutto, ma a questo punto lo stipendio torna a 2,1. Tutto il resto va bene così. No, l'ho fatto. Ok, facciamo 31.000 qua. Vabbè, 2,3 va bene, basta, accetto. Ok. Quindi a quanto pare, adesso non so se loro sono già ufficialmente acquistati, ma credo comunque più o meno sì. Bel lavoro con il nostro programma giovanile, siamo davvero entusiasti dei progressi compiuti nel nostro settore e riuscire a centrare l'obiettivo che ci hanno prefissato. Ingaggia un futuro campione, siamo molto fieri della crescita dei nostri giovani, continua così. Buono. Ah, a questo punto latte e Till sono già arrivati, e questa è una cosa molto interessante. Vediamo un attimino latte, vediamo se può... Lui può giocare solo come AD qui. Anche se io in realtà ho intenzione di utilizzarlo almeno finché gioco con questo modulo come punta eventualmente, quindi. Mentre Till è uno che può fare invece. Beh, in realtà può farlo anche lui la punta. Però. Sì, è anche abbastanza veloce, equilibrio, vediamo. Vediamo un attimino come utilizzarli poi questi due. Sicuramente andrò a utilizzarli uno dei due al posto di Cherry perché, giustamente come si faceva notare anche sotto i commenti. Mi avete detto di non allenare Song e Cherry perché sono in prestito, è meglio allenare giovani che sono miei di proprietà che poi posso tenere, su cui posso puntare. Ora, per Song vi ho detto che vorrei comprarlo 15 punti anche se è in prestito, perché poi voglio comprarlo a fine stagione, qualunque sia la cifra. Per quanto riguarda Cherry, effettivamente è vero, non ha molto senso allenarlo, anche se è abbastanza promettente, perché poi tornerà alla Juventus, mi pare che è della Juve Cherry. Quindi non ha molto senso stare ad allenarlo. Piuttosto, magari, ecco, adesso che ho preso latte e Till, puntare su uno di loro, magari. Non so, vediamo un attimino. Potrei anche cambiare modulo, oppure... Comunque Falco è anche uno abbastanza bravo, quindi lo farei giocare. Anche perché ha 73, uno pronto subito.
Magari facciamo giocare Till, latte latte lo facciamo subentrare. Vediamo un attimino. Potrei anche fare un 4-3-2-1, quindi albero di Natale con Falco e Till dietro a Song. Però cambia poco, tanto comunque Till è anche una seconda punta, quindi va bene anche qui. Allora, l'ideale sarebbe anche riuscire a prendere magari un centrocampista. No, un centrocampista neanche tanto, perché siamo messi anche benino, magari un difensore. Ora, questi però non sono vendibili la prima stagione perché si sono appena trasferiti. Ma in realtà potrei provare con questo Zinho Van Eusden, che poi non so neanche se si pronunci così, in caso correggetemi nei commenti. Questo difensore centrale belga dell'Inter. Proviamo, dai. Vediamo se magari si riesce ad acquistare, anche se dubito, perché è sempre difficile portare via questi giocatori alle grandi squadre. Vediamo un attimino le loro richieste. Vabbè, scambio giocatori all'Inter, è inutile che glielo proponiamo perché non penso abbiano bisogno dei nostri giocatori. Partiamo subito con una offerta, facciamo. Vabbè, facciamo 873, dai. 53. Vediamo che dicono. Ci stiamo avvicinando, ma l'offerta è ancora leggermente inferiore a quello. Ah, 860. Vogliamo includere anche una clausola per la rivendita dell'1% del prezzo del cartellino. Guarda, mi sembra. Però voleva andare a risparmiare. Ma va bene, va bene. No, no, va bene, accetto, accetto. Va benissimo. Non so se abbiamo i soldi in realtà per fare sta cosa, penso di sì però. Andiamo a trattare col giocatore. Allora, è il ruolo, lui vorrebbe lasciare il segno partendo titolare ogni tanto e subentrando alla panchina, ma per me può giocarle anche tutto titolare, quindi accetto tranquillamente. D'accordo. Poi, passiamo a discutere la durata del contratto. 3 anni? Le mie offerte ci soddisfano, procediamo, ottimo. È interessato al momento a inserire una. Ok, la clausola neanche noi la vogliamo per ora. A parte che la clausola non è neanche troppo nel nostro interesse, quindi. Perfetto. Parliamo di soldi. Mi sa che qui per i soldi tocca offrire qualcosina di più rispetto agli altri. Facciamo. Perché lui è all'Inter, facciamo un 4. No, scusa. 4.007. E un bonus di. Boh. 25. Secondo me è poco, però proviamo. Partiamo bassi. Infatti non gli va bene niente. Mi ha sentito che dice la squadra. Stipendio di 6.000, vabbè, ce può sta. Vogliamo che venga inserito un bonus di ingaggio di 78, ma sono tantissimi. Allora, 6.000 mi può anche andare bene, ma 78 sono veramente tanti. Facciamo 58. Niente. Modifica bonus, te li do dopo 25 presenze e te li posso pure dare. Però allora ad abbassi un pelino lo stipendio. 5.004. Niente, 5.009, buon, vabbè. Senti, c'è ragione te, va bene così, dai. E quindi abbiamo preso pure Van, già mi sono scordato come si chiama, Van Eusden, una cosa del genere, vabbè. A questo punto mi sa che abbiamo finito i soldi, ragazzi, perché un milione è partito, quasi un milione è partito solo per sto Van Eusden, quindi sono rimasti 305.000 euro per il mercato. È vero che si può fare anche un po' di mercato in uscita, però, insomma. Infatti arriva subito un'offerta per il trasferimento di Salvatore Monaco. Il Cesena si è detto interessato ad acquistare Salvatore Monaco, che se non sbaglio è un centrale. E 490, vediamo un attimino perché. Andiamo a trattare perché non è neanche un'offerta pari al suo valore, mi pare di capire. In realtà vale 4,75. No, io però voglio di più. Almeno 790. Veniamoci incontro 5,40, ma anche no. 6,80. Beh, la nostra ultima offerta mi dispiace. Guarda, ti dirò. Dispiace a me perché me lo tengo, sinceramente. Io rifiuto e me lo tengo. Tanto l'osservatore non mi ha trovato nessuno in Turchia. O magari potremmo mandarlo tipo in Svezia. Ma sì, andiamo in Svezia. E intanto è arrivato il momento della terza partita del girone contro lo Sparta Rotterdam in questa tournée olandese. Partita fondamentale per passare il turno. Sarebbe molto importante arrivare in fondo a questo torneo per poter poi avere un po' più di budget per fare magari qualche ultimo acquisto, appunto, negli ultimi giorni di mercato. Comunque, inizia la partita. Falco attende il ritorno di Brighi. Brighi carica il destro! Matteo Brighi da fuori. Comunque sono veramente overpower i tiri da fuori. Addirittura Matteo Brighi porta in vantaggio il Perugia al 40esimo. Invece uno schema. Il tiro, il palo, mamma mia. Colombatto, non so chi ha tirato, non so chi ha colpito il palo, non è finita il gol. Benissimo. Ace, 1-1. Al 45esimo. La reattività dei miei difensori è pari a 0. Guardate quanto ci hanno messo per tirare via sto pallone. Se non si può giocare di prima, sempre il stop e il controllo. Ma. Song il tiro, respinto, poi Till la gioca bene su Brighi. Brighi si ferma, la rimette in mezzo verso Song di testa! Buca al portiere, 2-1 del Perugia. Anche se qui il portiere male male.
qui il portiere è veramente male male più del solito. Rivediamo un attimino. Il cross di Brighi. Malissimo il portiere, ragazzi, malissimo. Boh, speriamo pacino presto sto gioco perché così è veramente una brutta roba. Eccala, te pare. Pareggio dello Sparta Rotterdam, questo l'ha lasciato completamente solo sull'angolo. Vabbè. Ah, era pure marcato, è questa la cosa, ragazzi. C'era l'uomo sul palo, il portiere non la prende, vabbè. Quindi 2-2. Pallone per Colombatto, però a sinistra, giro deviato, calcio di mano. Sì, calcio di mano, fallo di mano, calcio di rigore. Calcio di mano, non si può sentire. Io però l'avevo tolti i falli di mano in aria, no? Mi pare. Boh. Vediamo. Sì, no, è fallo di mano e c'è pure, quindi questo è anche giusto. Ah, ma come si è battuto? Mi rigore, è sempre uguale, spero. Vai, latte latte. Latte latte all'esordio, all'89esimo. Porta di nuovo avanti il Perugia 3 a 2. Ha segnato Emmanuel Latte Latte. Appena arrivato. Finisce qui, finisce qui. Perugia 3, Sparta Rotterdam 2. E passiamo il turno. Allora, intanto già questo passaggio del turno ci ha consentito di ricevere 500.000 euro in più per il budget. E quindi siamo già saliti a 855.000 dai 305 che avevamo prima. Quindi è già un ottimo passo avanti. Io adesso avanzerei un attimino fino alla prossima partita. Pronti per la semifinale? Perugia-Portimão, squadra portoghese. Brighi, è partito latte latte. Eccolo, si accentra latte latte. Palla dietro per Song, il palo di Song. Oh, il vantaggio del Portimão con non so chi. Non si riescono ad arginare in difesa questi. Bella azione. Falco, pallone per Latte Latte. Latte Latte, dentro ancora per Falco. Falco, prova al tiro, giro! E Falco fa 1-1 al 65esimo. Bellissimo scambio con Latte Latte. E poi praticamente un rigore in movimento. Portiere anche qui molto discutibile. Vabbè, 1-1. Finisce qui. Saranno tempi supplementari. Ah no, subito rigori. Proprio così. Cioè, giochiamo dagli 11 metri. Primo rigore lo batte Bianco. Parte Bianco col destro. La parata del portiere. Va Pessoa. Va Pessoa! E la parata di Rosati. Vabbè, ci prova Brighi. Va Matteo Brighi col destro. 1-0. Almeno per i rigori. Che rincorsa prende Pires? Benissimo, bravo, sempre così, eh. E ora è il momento di Song. Van Quang Song col destro, la parata di Riccardo. Paulinho. Paulinho traversa gol, porca miseria. Latte latte. Va latte latte. E non sbaglia. Vabbè, Fernandes, la parata di Rosati. Che? Forse rigore decisivo di Falco? Incrociamolo. Parte Falco. Il tiro di Falco, la grande risposta di Riccardo. Impara rigori sto portiere. A questo punto è tutto sui piedi di Everton. Per me la tira centralina lui. Tipo qua, leggermente a sinistra, qua così. Porca miseria. Niente, si continua perché siamo 2-2, ultimo rigore. Sui piedi di Colombatto. Ma Colombatto col destro. Segna. A questo punto è tutto nei guantoni del nostro Rosati. Contro Pedro Sa. Parte Pedro Sa, Rosati para e passiamo noi, siamo in finale. Altri 800.000 addirittura, vediamo. Eh sì, questo passaggio del turno ci dà altri 800.000 euro.
da spendere sul mercato, quindi un altro bel tesoretto. Prima di chiudere volevo tentare la trattativa con un altro giovane, trattasi di Angel Gomez, o Angel Gomez, o Angel Gomez, non so come si legga, fate un po' come vi pare. Comunque questo giovane interessantissimo del Manchester United, contattiamo per acquistare. Allora, offriamo ovviamente per il cartellino. Io qui andrei subito sul pesante, magari sui 900.000 euro, perché tanto credo che sia quella più o meno la cifra da cui si parta. Anzi, è un'offerta. Ah, vogliamo Gomez per 900.000 euro. Affare fatto, vediamo cosa rispondono a questa offerta. C'è il buon José Mourinho che dice: non cederemo Gomez, ma siamo disposti a venderlo. 1.200.000 però. Però. Facciamo così. Avanza offerta. Veniamoci incontro, vediamo. Ok, affare fatto. Una volta avrà i documenti potrà contattare Gomez. Ottimo. Grande, José. A questo punto andiamo a contattare direttamente il giocatore. Eccolo qua. La durata del contratto. Io gli offrirei un quadriennale, comunque un sedicenne. I termini offerta ci soddisfano, perfetto. Vogliamo che venga inserita una clausola accessoria di 3. Madonna, sono pochi però. Qui è un problema. La clausola mi può stare anche bene, ma la voglio molto di più. Niente. Non possiamo tirare troppo la corda. Scendiamo a 6. Però è una clausola veramente bassa. Il mio compito è fare intesa. Niente, non si smuove lì, eh. Cioè, questo è proprio un agente tosto. Almeno a 4 ci possiamo arrivare, oppure chiedo veramente troppo. Niente. Lui insiste con 3. Vabbè, bisogna accettare per forza, ragazzi. Questo ce lo portano via subito, secondo me. Ma proprio subito. Parliamo dello stipendio. 7.000 è un bel 36 qua. Non avanza. Vediamo. Niente. Madonna, ragazzi. Madonna. No, 7 ti do. E facciamo 90. Non che cambi tanto, però. Niente, lui insiste. Beh, questo ho capito già che non si può trattare. Accettava. Vabbè, buono, con questo colpaccio chiudiamo questo video, ragazzi. Questo è un colpo veramente non da poco, perché questo è un giovane promettentissimo. Angel Gomez, che sarà anche presente nel video che vi ho detto che arriva tra qualche giorno sui giovani talenti, è uno dei protagonisti di quel video. Quindi poi capirete che potenziale ha guardando quel video. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, lasciate un like se il video vi è piaciuto, lasciate come sempre i vostri commenti per il mercato qui sotto. Detto ciò, io vi rimando al prossimo video che uscirà. Sicuramente entro fine settimana, spero anche un po' prima. Vediamo un attimino come sto messo col lavoro e con lo studio. Grazie a tutti, alla prossima, ciao.